Spettacolo, divertimento e numeri consistenti non tradiscono mai le attese della vigilia alle gare di ciclocross che domenica scorsa hanno fatto tappa per la prima volta nella nuova stagione in Puglia. La specialità regina del ciclismo invernale ha regalato un'altra bella pagina di sport e socializzazione in occasione del trofeo ciclocross Città di Corato, prova valida per il Challenge Ciclocross Puglia, abbinata anche ad una tappa del Challenge dell'Amicizia per Giovanissimi. 400 complessivamente i partecipanti, equamente divisi nei due eventi che si sono cimentati sul percorso disegnato da Maurizio Carrer e dallo staff del team Eurobike, 2,5 km con una lunga scalinata scavata nel terreno, ostacoli artificiali in salita, salti, tobogga su terreno viscido e un'impervia collinetta. La batteria più numerosa è stata quella che ha coinvolto 70 allievi ed esordienti e ha fatto registrare il gesto più bello di tutta la manifestazione, Vittorio Carrer, che all'ultimo giro ha atteso il suo principale antagonista Ettore Loconsolo, quest'ultimo alle prese con un guasto meccanico. Bello l'applauso dei numerosi presenti. Tutte le gare hanno regalato comunque spettacolo e contenuti agonistici e tecnici di alto livello, idem quelle relative allo short track giovanile dai G1 ai G6, valide per il Challenge dell'Amicizia. Le gare regionali di ciclocross infine torneranno protagoniste il 25 novembre, sempre a Corato. A seguire in scaletta ci sono le tappe di Montesano Salentino il 9 dicembre, di Bisceglie il 16 e di Pezze di Greco il 30, con quest'ultima che assegnerà il titolo di campione pugliese. Responsabile organizzativo.